Allora, una precisazione sulla lezione di prima, che forse all'inizio vi ho saltato, che è scritto qui. Rispetto alle altre lezioni, questa roba sta nel libro di Sutton e Barto molto avanti, nel capitolo 12, dopo la parte con la function approximation, perché il TD Lambda lo fa, diciamo, con le reti neurali, con la function approximation. E nelle video lezioni di Silver, da cui sto prendendo, preso questo materiale, come vi ho detto più volte, questo TD Lambda è solo accennato e sta alla fine della lezione 4. In questo caso, quindi, vi ho segnato anche il tempo. A 1 ora e 23 ne parla un pochino, però la lezione dura tipo 1 ora e mezzo, quindi ne parla proprio 5 minuti. E questa roba che vi ho spiegato io l'ho presa, l'ho ricavata dalla letteratura, da vari articoli, eccetera. Ok. Detto questo, ci siete tutti? Datemi un po' di conferme. Sì, prof. Sì. Sì. Ottimo. Allora, ricominciamo. Adesso facciamo il controllo. Vi ricordo, proseguendo il ripasso velocissimo fatto all'inizio, che dopo aver fatto la predizione della funzione valore di una policy, noi vogliamo usare in qualche modo questa predizione per ottenere una policy pi greco primo che sia migliore della policy pi greco. Con migliore intendo maggiore uguale, dove questo maggiore uguale è uno shortcut, un'abbreviazione per dire che il valore di pi greco primo, il valore di pi greco primo di S e il valore tramite pi greco di S per ogni stato S sono il primo maggiore del secondo, maggiore o uguale. Ok, questo brevemente lo indichiamo con policy migliore di. Vi ricordo che policy migliore di un'altra non significa che la policy migliore è quella migliore di tutte. Significa una policy che anche in un singolo solo stato ha un valore maggiore. In tutti gli altri può avere un valore uguale. Ma basta che in uno ne abbia uno maggiore, quella policy la dico migliorata. Ok? Se io riesco a fare questo usando la funzione valore di una policy, è chiaro che poi posso iterare queste due costruzioni che ho chiamato predizione e improvement. Ok? Predizione, valutazione e miglioramento della policy. Il controllo significa questo ciclo, predizione più miglioramento in ciclo. Ok? Questo per fare un ripasso velocissimo di questa cosa. E qui torniamo al Sutton e Barto classico, questi sono i capitoli 5 e 6 e nelle lezioni di David Silver è la lezione 5. Vi ho fatto l'altra volta come fare la predizione, quindi adesso assumo che sappiamo calcolare il valore di una policy pi greco con due famiglie di metodi, temporal difference e Monte Carlo. Ok, se non vi ricordate come si fa, non importa, assumete semplicemente che voi adesso, data una policy pi greco, ne sapete calcolare il valore. Ok, adesso vediamo se il modo con cui miglioravamo la policy nella programmazione dinamica quando conoscevamo il modello, se questo modo funziona ancora. Per il controllo model free ci sono fondamentalmente due famiglie di metodi, di algoritmi, due modi diversi per migliorare la nostra policy. Come ricordate, i metodi di controllo migliorano la policy in maniera iterativa. A ogni iterazione fanno le azioni che hanno appena imparato, nel senso che usano la policy appena migliorata per esplorare nuove strade, nuove possibilità. Ok? In questo senso, siccome usano la policy appena imparata, appena migliorata per scegliere le nuove azioni, sono metodi che imparano sul campo. Cioè, mentre imparano, usano anche quella nuova policy. Non so se mi sto spiegando. Quello che voglio dire è che sono
dei metodi che fanno il lavoro sul campo. In qualche modo questa è la traduzione di on policy. Secondo David Silver questo termine verrebbe da on the job, forse è l'origine di questa terminologia. D'altro canto, ragazzi, non ce l'ha mica ordinato il dottore di usare la stessa policy che stiamo imparando per fare le traiettorie, no? Non so se capite cosa voglio dire. Quando noi scegliamo l'azione, in uno stato, qui scegliamo l'azione per arrivare in un altro stato e interrogarci su qual è il valore di questo stato S primo. Ok, quindi fare tutto il lavoro di predizione che sappiamo fare con il metodo di Monte Carlo Temporal Difference, quello che vogliamo. Quando usiamo la policy per scegliere questa azione A la prendiamo dalla policy e poi troviamo questo valore qui e costruiamo conseguentemente la policy migliorata pi greco primo maggiore di pi greco, la prossima azione normalmente la prenderemo da pi greco primo. Capite, no? L'azione non questa, forse è sbagliato fare questa freccia, ma a questo punto la prossima azione qui, A', la prenderemo da pi greco primo, che è proprio questa, ok? Che abbiamo migliorato. Se faccio così, dico che sto facendo un metodo on policy. Invece, potremmo decidere per qualche motivo di prendere le azioni con una policy diversa. Cioè, potremmo decidere che invece di usare la policy che stiamo migliorando, le azioni le peschiamo da un'altra policy che chiamiamo B. Ok? Un'altra policy qualunque. In questo caso, diciamo, però, quello che impariamo è sempre il valore della policy pi greco. Ok? Quindi, vedete, in questo caso stiamo facendo quello che si chiama apprendimento off policy. E questi sono i due metodi principali di miglioramento di una policy. Per ora può sembrarvi un po' oscuro, però almeno qualitativamente è chiaro, no? Questo discorso. Sembra un'idea un po' bislacca, in effetti, perché se noi vogliamo imparare il valore di pi greco, perché mai dovremmo mettere in mezzo un'altra policy? In realtà vi convincerò che questo è un metodo molto naturale e per alcuni aspetti a volte necessario. Ok, quindi questa è la macro distinzione più importante, nuova per voi, che si fa in questa lezione. L'altra, ovviamente, distinzione che faremo sono sui metodi che utilizzano l'apprendimento, la predizione, scusate, Monte Carlo o la predizione Temporal Difference. Come al solito abbiamo questa distinzione. Ritorno velocemente a questo disegno. Questo disegno riassume come funziona la GPI, la Generalized Policy Iteration, questa sigla qui. Questo piano è un piano cartesiano in cui i punti sono con due componenti, una componente vettoriale, la funzione valore, un'altra componente, la policy. E gli assi di questo piano cartesiano sono i due luoghi geometrici dati da queste equazioni qui. Ogni policy pi greco determina una funzione valore v di pi greco. Ogni funzione valore v determina una policy greedy rispetto a questa funzione valore e l'intersezione di questi due luoghi mi dà un punto le cui coordinate, per teorema del policy improvement, se volete, sono la funzione valore ottimale e la policy ottimale. Ora, la iterazione di policy, questo metodo di controllo che usiamo pervasivamente, funziona così: la predizione mi porta verso una retta e poi il miglioramento mi porta sull'altra retta. E questi due procedimenti remano uno contro l'altro in un certo senso, no? Perché quando qui questa è la funzione valore proprio della policy, quando vado qui cambio completamente la policy. Ed ecco che cioè, la funzione valore è completamente staccata da questa nuova policy e quindi devo riagganciarla e così via. Ogni volta un cambio rema contro l'altro, ma così facendo questi due processi insieme causano la policy e la funzione valore entrambi congiuntamente ad avvicinarsi, a convergere alla funzione valore ottimale. Ora,
chiediamoci piano piano, una a una, se le tecniche che abbiamo imparato funzionano in questo caso model free. Quindi, prima di tutto, vediamo se la predizione Monte Carlo, funziona nel caso model free. Beh, direi che la risposta è sì. Questo era essenzialmente il contenuto della lezione precedente, no? I metodi di predizione. Adesso siamo nella parte di controllo, chiediamoci se il miglioramento funziona. Fare il greedy policy improvement funziona nel caso model free? E qui vorrei un pochino di interazione, ragazzi, quindi uno sforzo di cercare di ricordarci cosa significa il greedy policy improvement. Poi decidere se funziona con il modello. Che significa intanto, almeno a parole, greedy, fare il miglioramento della policy in maniera greedy? Io ho uno stato S e vi ricordo, ho appena calcolato il valore della policy che ho al momento di questo stato S. Questi sono i dati che ho. E ora voglio una policy che sia migliore. E siccome vi ho disegnato solo questo stato S, la cosa che voglio è che sia migliore in questo stato S, ok? Voglio una policy che sia migliore in questo stato S che negli altri. Non mi interessa cosa fa, basta che non cambia il valore o non lo peggiora. Concentriamoci per ora su questo stato S. Come fate a ottenere una policy migliore in questo stato S? Ovvero, se volete, vi sto chiedendo la nuova policy pi greco primo in questo stato S, che azione sceglie? Sceglie quella che mi porta verso lo stato che ha valore più alto. Prova a dirmelo qui qualitativamente. Facciamo che abbiamo due azioni sole. Due azioni sarebbero una che mi porta. E facciamo che portano deterministicamente in due stati, ok? Così non ci abbiamo. Anzi, non deterministicamente, no, non va bene. Facciamo che portano ciascuna in due stati così. Adesso cosa fai? Adesso io, diciamo, il valore degli stati S' lo conosco, Questo certo, abbiamo appena detto che l'abbiamo calcolato, quindi di questo esatto. abbiamo VP greco di S primo, ok. Poi? Ora, se io prendo le due azioni, diciamo per esempio azione A e azione B, allora io so che sceglievo con una certa probabilità una delle due azioni, A o B, e La io tua direi in probabilità è maniera, pi greco? la mia probabilità è pi greco, io adesso, cioè, di sicuro, se non ricordo male, nello stato S, quella che mi conviene scegliere è in maniera deterministica quella che mi porta verso lo stato con valore più alto. Cosa intendi con valore più alto? Qui ho due stati possibili. Qual è il valore? Cioè, Sì, giusto, devo. qui ho quattro stati, no? Quindi io posso arrivare in quattro stati, chiamiamoli facciamo S1, S2, S3, S4. Ok? Quindi ho questi quattro stati possibili. Di ciascuno di questi io so il valore. V di SI lo conosco, però vorrei capire bene. Avrò anche un reward. Beh, Giusto. ciascuno di questi ci avrà corrispondentemente un reward R1, R2, R3, R4. Questo non posso dirti che lo conosco, però. Perché cioè io ho calcolato il valore degli stati, mica il reward. Ma facciamo, e ti voglio essere buono. Lo conosci anche questi R1, R2, R3, R4? Dai, te lo regalo. Ti regalo il reward. Dunque, allora in questo caso qua io farei reward 1 più il valore dello stato
S1, Ok. poi farei il reward 2 più il valore dello stato S2, Ok. e a Lascia questo stare gli altri punto due. Dimmi cosa ci fai adesso con questa roba. dunque, questa roba qua. Ragazzi, se qualcuno vuole intervenire, io sono molto felice e sono sicuro che lui non si offende se lo aiutate. No, no. Vedo che qua la probabilità non la conosco, questo è brutto. Fai finta di conoscerla per ora, così andiamo avanti. Quindi Ok, cosa fai beh, se la dunque, se conosci? Quindi la conoscessi, le peserei con la loro probabilità di diciamo P1, transizione. Più 1 per lui, più P2 P2. per Ok, e questo. questa roba che hai ottenuto che cos'è alla fine? È un valore di questa roba qui, giusto? Sì, Come si chiama esattamente. questo valore? C'ha un nome tecnico? Questo è il ritorno. No. No, ecco, è il... Dunque. Aiuto. È il Q. È il Q. Q value, È ok. il Q value di cosa? Di È il Q value di SA. SA. Q Poi value della prenderei policy pi della greco. solita pi greco, ok. Poi prenderei il Q value di SB. Perfetto, allo stesso modo, quindi in Stessa particolare cosa. ti serve P3 e P4 Sì. e poi E poi a questo punto io sceglierei l'azione che ha il Q-value più alto. che si chiama l'azione, non mi viene il nome, L'argmax, si chiama diciamo, argmax di Q, di greco. su Perfetto. Bene, mi dispiace dirtelo però, ma il modello non ce l'abbiamo. caso, perché sto brutto. Peccato. Quindi, ragazzi, ho una brutta notizia. Il greedy policy improvement, come vedete, non si può fare. Non si può fare perché? Perché se abbiamo la funzione valore, per costruire il Q value del quale fare il miglioramento greedy, ci serve il modello. È il senso di questo lucido qui. E questo lucido vi dà anche la risposta, in realtà, diciamo, vi chiede come esercizio di trovare un'alternativa, ma in realtà vi dà anche la risposta. Vediamo se l'avete vista la risposta, o comunque ve l'ho suggerita io. Questo che abbiamo scritto qui, ragazzi, è esattamente quello che abbiamo detto adesso insieme, ok? Solo in matematichese. Se voi volete, avete questa funzione valore e volete costruire la nuova policy, dovete usare le matrici di transizione e le ricompense medie. In entrambi questi oggetti qui serve il modello. E non ce l'abbiamo. Bene, esercizio, domanda, trovate un'alternativa. Però, scusi, c'è una domanda, mi sta adesso sfuggendo una cosa, ma cioè, perché ha detto che il reward io non ce l'ho? Ah, perché il reward medio deve conoscere comunque il modello, ok, giusto, Questo giusto. RAS è un reward medio, Sì, no, giusto? questo era quello meglio, sì, no, ok, così mi torna, ok, giusto. Quindi come faccio? In tutto questo c'è una cosa che ogni tanto vi ho detto. Noi Però c'è a abbiamo. capire se uso il Q, una volta disse se posso usare il Q-value, allora cioè il Q-value è la soluzione utile nel caso model free. Perfetto, e quindi cosa vuoi fare? Cosa Quindi vorrai adesso fare? se no, vabbè, mi torna che se trovassi un modo un po' alla legge dei grandi numeri per calcolarmi il Q-value, sarei a posto. D'accordo, allora forse non ve l'ho detto abbastanza chiaramente, ragazzi, ma sono abbastanza, ho un déjà vu nel ripensare questa frase, ve la ridico, ditemi voi se anche vi risuona che almeno una volta ve l'ho detta. Io per semplicità
vi faccio tutte le lezioni con lo Stato e parlo del valore dello Stato, ma tutto quello che dico è dualmente equivalente, fattibile allo stesso identico modo per le coppie Stato-azione, che sono i veri nodi concettuali di questo grafo. E quindi, solo per semplicità, io non vi ho fatto le lezioni tutte sul valore Q, ve le ho fatte sul valore S, perché così abbiamo un solo indice. Questo sarebbero due. Concettualmente due cose, ma come matematici non ho dubbi che riuscite a capire che sono esattamente concettualmente la stessa cosa, sono singoli elementi di spazi diversi. E così come faccio le valutazioni Monte Carlo dello stato S, che significa parto da S e faccio tutta una traiettoria fino allo stato terminale, posso fare le valutazioni Monte Carlo della coppia SA. Parto da S con una certa azione fissata e faccio la traiettoria fino alla fine. Non cambia niente, solo che il valore che ottengo alla fine, avendo fissato all'inizio l'azione, non è più il valore dello stato, ma è il valore dello stato quando faccio quell'azione, cioè quello che si chiama Q-value della coppia stato-azione. Quindi la tua frase, se ci fosse un metodo per fare, c'è. Ed è la lezione dell'altra volta. Ok? Quindi è facile applicare paro paro tutta la roba semplicemente. Paro paro, esattamente quello che ci ho scritto sui miei appunti. Applicate paro paro tutto quello che abbiamo detto per lo stato e la predizione funziona esattamente per le coppie stato-azioni. Sia la predizione Monte Carlo che la predizione temporal difference. Vi ricordate come funziona il temporal difference? Prendo lo stato, faccio un'azione, mi viene una certa ricompensa e vado in uno stato S'. E il target, che mi permette di fare il metodo iterativo che mi approssima la funzione valore, il target è il reward che ho ottenuto più il valore di S'. Questo è il target temporal difference. Se voglio farlo per il Q value, partirò da uno stato e da una azione A e adesso che cosa faccio? Vedo che cosa succede, ottengo R, ottengo uno stato S', ma mi serve anche una nuova azione. Beh, prendo una nuova azione A', sempre da P greco. Ok? E quindi avrò una nodo stato azione di partenza, una ricompensa, un nodo stato azione di arrivo e il target temporal difference in questo caso, temporal difference per Q, chiamiamolo, sarà uguale a sempre R più il Q value di S' A'. Ok? Quindi vedete, identico, semplicemente devo concettualmente pensare alle coppie stato-azione come una singola cosa. Ok? Come in scorciatoia mentale, come cue mentale, per ricordarsi questo tipo di target, potete scrivervi S, A, R, S. Unirlo e pronunciare la parola sarsa e memorizzare che avete appena incontrato uno degli algoritmi più famosi del reinforcement learning, l'equivalente on policy del Q-learning, e questo farà parte della seconda parte di questa lezione. Però per farvi capire come tutto, vi ripeto, dalla seconda lezione vi ho detto il corso è finito, adesso ridiremo le stesse cose in contesti diversi, no? Quante volte vi ho usato la parola target fino ad oggi? Centinaia, secondo me. Stiamo sempre parlando delle stesse cose. Adesso ve l'ho detto in una declinazione diversa, no? Il target per la funzione Q invece che per la funzione V. Bene, adesso che accettiamo, abbiamo capito che ci serve la funzione valore, facciamo finta di aver fatto altre 4 ore di lezione come l'altra volta, in cui però io vi ho spiegato non come trovare V di S, ma come trovare Q di SA. Fatto
fidatevi che prendete quella lezione e tutto quello dove c'è scritto VDS lo cambiate con QDSA. Ci ragionate un attimino, in qualche punto bisogna cambiare qualche formuletta. Usate le equazioni di Bellman non per V ma per Q, perché anche le equazioni di Bellman si possono scrivere per Q e non per V, e vi ritrovate tutta la nuova lezione su Q. Funziona tutto, ok? Bene, quindi possiamo andare avanti. A questo punto abbiamo Q. Ora, il greedy policy improvement funziona? Beh, Oh, ragazzi, sì, qui c'è stato Q, sì. certo che funziona. C'avete Q e fate l'argmax. Mettete dentro tutte le azioni in questa tabella che avete e vedete quella che vi dà il valore maggiore, no? E questa è la policy migliorata. Quindi ecco che abbiamo anche il controllo greedy. Quindi Quindi io questa volta avrò in tutti i cioè, non ho capito bene, anziché associare partendo da dei nodi che sono degli stati, io questa volta mi costruisco la mia tabellona con le coppie statuazioni, quindi diciamo faccio una sorta di prodotto cartesiano per lo spazio degli stati, per lo spazio delle azioni, ragiono su quello lì e sono fuori da, e sono policy free. esattamente. Ok, vabbè, Sei model ok. free, non policy Pensavo. free. Model free, scusa, sì, Ok. bene, ok, pensavo fosse. Perfetto. Quindi adesso, se noi abbiamo la funzione Q, con la funzione Q possiamo fare il greedy policy improvement. Ok? Però io vi ripeto la domanda. Funziona? Dove, attenzione, ora la domanda è diversa. Se volete, la domanda prima era: si può fare il greedy policy improvement? E la risposta era no, non si può fare perché ci servirebbe il modello, ma non ce l'abbiamo. Adesso abbiamo sistemato quel problema, ora lo possiamo fare. Quindi, greedy policy improvement si può fare. Si può fare. Ma funziona? Dove stavolta funziona, intendo, ci porta ci converge alla policy ottimale. Ci converge intanto, converge a qualcosa. E qui c'è una cosa molto molto sottile, però se ci ragioniamo vedrete che ci arriviamo. No, scusi, non ho capito per quale motivo, cioè adesso mi devo chiedere se funziona. Non abbiamo detto che, cioè, a me filava abbastanza, nel senso se io ragiono in termini di Q, abbiamo, per costruzione dico funziona. No. Cioè, Allora, qual è la domanda di adesso? Perché è sei diversa? d'accordo che prima la domanda non era tanto funziona quanto si può fare il greedy improvement? Nel Sì, mi senso, torno. perché la risposta prima era no, non si può fare perché non abbiamo gli elementi per fare il pi greco primo, non so proprio qual è. Adesso Esatto, adesso invece sto ragionando in un altro spazio dove sono più contento e c'ho infatti il il pi greco Q. primo ce l'hai, quindi pi greco primo è ben definito, ok? Quindi io parto da pi greco, facciamo pi greco casuale, uniforme. Ok? E quindi completamente casuale, calcolo scusate, non V, ma calcolo Q pi greco, stimo Q pi greco, e a questo punto posso fare pi greco primo, che è ben definita ed è la policy greedy rispetto a questa tabella Q pi greco. Fin qua nessun problema. Ok? E adesso posso continuare, posso calcolare Q pi greco primo. E posso andare avanti e fare pi greco secondo e così via. Quindi, come gli oggetti sono tutti ben definiti. Ora la domanda è: questa successione pi greco primo, pi greco secondo, eccetera, converge alla pi greco star? Ok? Ah, ok, ho capito. Quindi Ok. questa è la domanda funziona. Scusi, Sì. io ho una domanda, cioè non so rispondere a questa domanda, però ho un dubbio sull'argmax, cioè quindi se si vuole sul lucido precedente, che non mi ha, forse per quello. Cioè, da una parte io vedo una probabilità, cioè lo stato è la policy P' di S sarà una certa distribuzione, No, che quando è mi dice. scritta così è scritta in maniera deterministica.
Ok, Forse ho già ok. capito la domanda. Ti posso dare la risposta o vuoi finire la domanda prima? No, no, mi sa che me l'ha già data. Allora, pi greco si può scrivere in due modi. Pi greco è o una funzione dallo spazio degli stati nelle distribuzioni di probabilità su A, ma a volte la policy è deterministica, che significa la distribuzione di probabilità è concentrata su una singola azione. In quel caso, per ambiguità di linguaggio, la policy è semplicemente una funzione da S in A. Ok. E le riconosci perché nel primo caso scriviamo pi greco di A condizionato a S, la probabilità dell'azione A quando sto nello stato S. Nel secondo caso scriviamo direttamente l'azione che scelgo nello stato S, pi greco di S. Ok, no, non avevo capito, non mi era sfuggito questo Sì, no, hai passaggio, grazie. ragione, l'ho detto sicuramente un paio di volte, però su 12 ore di lezione dirlo un paio di volte probabilmente non è sufficiente. Grazie. Comunque non so rispondere alla domanda dopo. Allora, facciamo insieme. Pi greco uniforme. Calcolo Q pi greco. E ora faccio pi greco primo uguale gridi di Q pi greco. Quindi adesso, per esempio, che so, nello stato 3, nello stato S. Ditemi qual è l'azione che viene scelta nello stato S? Inventiamocela. Facciamo che è l'azione B, ok? Ok. Perfetto. Siamo d'accordo che non è una distribuzione di probabilità, perché gridi è deterministica, giusto? Cioè quella argmax. Se qualcuno di voi se lo stesse chiedendo, se due azioni hanno lo stesso valore, se ne sceglie uno a caso, ma se ne sceglie uno. Comunque la policy greedy è deterministica. Quindi in esse l'azione da scegliere è questa B. Però magari in esse ci sono A, B, C e D, giusto? E facciamo finta che l'inizializzazione iniziale di Q fosse stata 0. Quindi adesso io ho scelto questa perché è quella che vale più di tutte, è B. Però A, C e D non le sto toccando, giusto? Adesso, quando ricapito in S, che azione scelgo? B. B. E quindi il valore, il Q value di SB viene aggiornato. Uguale il vecchio Q value di SB più bla bla bla. E il vecchio valore di SA quanto viene? Viene aggiornato? No. No, rimane quello di prima. E quello di C? E quello di D? Rimane quello di prima. Quando io ho fatto infiniti episodi, quante volte ho aggiornato il valore di SA, SC ed SD? Zero. Zero. E la legge dei grandi numeri è felice di fare una media aritmetica con zero determinazioni? Una forse, perché all'inizio magari una volta l'ho presa. Cioè, la legge dei grandi numeri, qual è l'ipotesi che richiede per funzionare? L'ipotesi minimale. Che io faccia infiniti esperimenti. No? Questo forse implica. La legge dei grandi numeri è su una successione di variabili aleatorie, quindi faccio il limite all'infinito. E sto supponendo quindi che faccio infiniti esperimenti. Qui la legge dei grandi numeri, essenzialmente da quello che vi ho detto, la sto applicando solo sulla variabile aleatoria valore di QSB al tempo t, ma non la sto mai applicando su questi altri nodi, SA, SC, SD. Quindi il Allora, problema è che gridi è deterministico? il problema è che gridi è deterministico e quindi una volta scelta un'azione, essenzialmente le altre non le sceglie mai più. Quindi
qui è da vedere le condizioni iniziali, eccetera. E adesso ve ne convinco di questa, qui è un po' astratto forse, ma ve ne convinco in un caso, in un esempio molto classico e secondo me molto chiaro. Andiamo in una sala giochi, ok? In questa sala giochi ci stanno tre belle slot machine, di quelle belle di una volta con il maniglione che tirate e questa roba viene colorata. Qui se viene 777 probabilmente questa è una vittoria di qualche cifra, ok? Queste sono tre slot machine. La slot machine si chiama One Armed Bandit in inglese. E supponiamo che avete giocato su ciascuna slot machine per due volte, ok? E vi dico quanto vi è venuto, d'accordo? A sinistra vi è venuto sempre niente. Al centro avete vinciucchiato mica male, 6 euro e 8 euro. A destra vi è andata la prima volta, vabbè, avete vinto 1 euro. La seconda volta avete vinto 11 euro. E ora vi chiedo, quale macchinetta giochereste adesso? Non c'è una risposta giusta, ok? Vi chiedo così, a intuito. Siete voi, avete un po' di soldi da buttar via. Quale macchinetta giocate? Vabbè, sembra un po' gli stessi, non lo so, Io vedo mi sta risuonando un po' il discorso del Super Enalotto, che un numero è uscito parecchie volte, allora io scelgo quel numero. Mi sembra la stessa mischerata. Direi che c'è, cioè spero che non esca fuori una cosa del genere, non ci ho mai pensato, però direi qui le cose che potete dire sono tutte ragionevoli, però vorrei... A me verrebbe da dire quella nel mezzo. A te verrebbe quella nel mezzo, perché quella del mezzo e non quella di destra, per esempio? Perché 6 più 8 fa più di 1 più 11. Ok, quindi tu dici 14, senti, facciamo 14 esatto. Diviso 2, così è più... Diciamo 7. Ah, ok, 7. E l'altro sta. Invece ci dà 6. Io direi che mi sembra ragionevole dire che la prima ci ha dato vincita media 0, la seconda vincita media 7, la terza vincita media 6. Quindi tu faresti per questo motivo l'azione centrale, giusto? Io metterei il cash in quella nel mezzo, sì. Perfetto. Ti rendi conto che quello che tu stai facendo è esattamente usare la policy greedy rispetto a questa stima della funzione valore. La mia azione sono le stime Monte Carlo di questi valori, giusto? Sì. Due cose, e tu hai deciso di usare l'azione che ti dà la stima Monte Carlo più grande, cioè l'azione Arg Max. Mi fila, cioè dove le azioni sono, uso la macchinetta 1, uso la macchinetta 2, uso la macchinetta 3. Esattamente, questo per farvi capire tutto quello che abbiamo detto in astratto finora. Quando lo applicate è molto concreto, no? Ed è una cosa molto naturale, questa famosa azione Arg Max. Oddio, l'Arg Max, che cosa teorica, affascinante, complicatissima. No, significa semplicemente questo. State giocando sulla slot machine che finora vi ha fatto vincere di più. La più promettente, no? Ha senso, non mi sembra sbagliato. Ok, no, è vero, non ci prendo nulla con questa volta. Adesso, diciamo che questa cosa, la terza, ti dà... quindi giochi questa e ora ti ha dato 0, però adesso cosa giochi? Adesso gioco la terza. Perché la terza? Perché adesso la stima di quella nel mezzo è diventata 14 terzi, invece l'altra è 14 terzi, che è minore di 6. Perfetto. Esatto. E quindi adesso passi alla terza. Bene, se anche la terza ti viene 0, magari dopo un po' ripassi alla seconda, giusto? Sì, anche se così non campiono mai la prima. Che posta... ti chiedo, la prima, ti capiterà mai di riprenderla? No, l'ho scartata. Allora, adesso la domanda è, nonostante la tua scelta di usare la policy greedy mi suona molto ragionevole, però a questo punto, a lungo termine, io osservo, però scusa, tu hai fatto una scelta che fa sì che tu abbia completamente eliminato dal gioco la prima macchinetta. Io mi chiedo, magari hai fatto bene, ma mi chiedo, veramente dopo averci giocato soltanto due volte... Tu sei proprio sicuro che non sia quella la macchinetta che in realtà alla terza giocata ti dà 1 milione di euro?
No, ecco, cioè, Capito? ovviamente. Cioè, voglio dire, non è risposta giusta o sbagliata, ma voglio dire, quello che ci sembra molto ragionevole inizialmente, se lo guardiamo a lungo termine, magari non lo è. Ti faccio osservare come il contesto conti molto. Se tu hai un'ultima giocata da fare, io direi che c'hai perfettamente ragione a giocare in questa, se non c'hai più soldi dopo, no? Perché, diciamo, questa è l'informazione che hai, ora non hai più tempo per acquisire nuova informazione. Ma se tu invece fossi straricco e avessi ancora 1 miliardo di euro da giocare su queste macchinette, io sai cosa farei? Giocherei 1 milione sulla prima, 1 milione sulla seconda, 1 milione sulla terza, in modo da avere delle medie aritmetiche perfette, cioè in modo da avere un intervallo di confidenza strettissimo, una certezza certissima. Chiaramente non conosco la varianza di questi reward, però insomma mi sentirei abbastanza sicuro che dopo 1 milione di euro speso su ciascuna macchinetta, la media aritmetica che vedo è quella più, è una quasi giusta, no? Che mi esprime il valor medio di questa macchinetta. E a quel punto gli altri 997 milioni li giocherei fissi sulla macchinetta gridi. Capisci che questi sono due casi estremi, no? Che dipendono dal contesto. Però in generale, senza voler fissare nessuno di questi contesti, assumendo casi intermedi, dire siccome questa macchinetta per ora mi ha dato una ricompensa minore delle altre, io non la scelgo mai più per sempre, questa cosa non è proprio il massimo, insomma. Bene, questo dilemma, questa scelta che dobbiamo fare tra il giocare sulla macchinetta che promette di più, oppure fare un'altra giocata sulla macchinetta che per ora ci ha dato molto meno, ma per vedere se per caso quella macchinetta ci può dare di più, questa alternativa, questa tensione si chiama dilemma esplorazione-sfruttamento. Ok? Ed è una cosa fondamentale nel reinforcement learning e in generale nell'intelligenza artificiale. Quando dovete fare esperienza, voi vi trovate continuamente di fronte a questa domanda. Voi avete un'informazione parziale di quello che sta succedendo. L'informazione parziale vi dirà che alcune cose sono migliori delle altre e voi vi troverete a dover usare risorse per sfruttare questa informazione, sfruttamento, e quindi fare le cose che per ora ritenete migliori, chissà se lo sono, oppure sprecare forse un po' di queste risorse per fare ulteriore esperienza sulle cose che per adesso vi sembrano meno promettenti. Che però magari invece, se fate un altro po' di esperienza, si rivelano molto promettenti. Però, cioè, il trade-off mi sembra sia dato da quante risorse abbiamo disponibili per ora, giusto? Cioè, se avessi infinite risorse, è ovvio che sia preconveniente esplorare. Certo, quello che dicevo, Giusto? che serve il contesto. Infinite Ok. risorse, seppur può essere un framework teorico, però in genere non è una cosa che hai veramente, no? Le infinite risorse. In Certo, ok. questo contesto in particolare non si parla mai di infinite risorse. Allora, questo Quando si dice contesto. che in non so se è una cosa che ha senso, ma quando in economia si dice che per fare gli investimenti conviene diversificare, si intende prepararsi da queste situazioni qua, tipo, cioè che non sia una cosa locale quella che mi sta succedendo, cioè che non stia guadagnando solo ora, ma che dico, Allora, la diversificazione in realtà si fa per attutire gli effetti negativi da una parte con effetti positivi da un'altra, no? Si cerca di prendere i ok. titoli non correlati. No, non Non direi c'entra che è niente. proprio analogo. Non c'entra niente, è una parola grossa. Magari si riesce a fare, diciamo, esplorazione e sfruttamento in quel contesto come la puoi mettere. Nel momento in cui tu prendi più portafogli, tu stai facendo un'esplorazione, cioè più titoli in un Esatto. portafoglio, tu stai esplorando vari contesti. In genere i titoli cerchi di prenderli magari negativamente correlati, no? O non correlati, in modo che se uno aumenta, un altro diminuisce, cioè se uno diminuisce, l'altro aumenta in maniera tale da non Ok. essere troppo suscettibile. Diminuisce un pochino la varianza, se vuoi, Ok, no, è una questione di curiosità perché io non so assolutamente nulla di questi argomenti, quindi magari ho detto è collegato a questo, mi sembra proprio di no. Ok, niente.
Allora, a questo proposito, a settembre-ottobre io comincio un corso magistrale nella mia università di intelligenza artificiale applicata alla finanza e sicuramente farò un pochino di tecniche di intelligenza artificiale dedicate alla gestione del portafoglio. Quindi ne approfitto adesso per farmi un po' di pubblicità, se vi può interessare. Ovviamente è un corso Ma è aperto a libero, tutti. anche se non è di Chieti. Ok, Anche se uno non è di Chieti Pescara, insomma, sì, ovviamente i corsi sono ok. aperti, tra l'altro secondo me sarà ancora online, cioè in modalità mista, potrete seguirlo anche da fuori e secondo me dopo questo corso siete ampiamente preparati dalla parte di intelligenza artificiale per seguirlo. Gli studenti che avrò saranno impreparati da quel punto di vista, quindi dovrò fargli anche delle basi di deep learning e forse di reinforcement learning. Se hai Ma queste curiosità, può essere utile, ci carino sta. Ma seguirlo, sì. come mai hai detto, cioè, all'inizio della lezione, cioè, perché diciamo io, tra virgolette, ho visto un po' di roba di learning, quello supervised. Quando lei dice deep learning, intende quel tipo di learning lì, quello supervisionato, oppure no? Allora, il deep learning è tutto quel tipo di machine learning che si fa con un particolare strumento di machine learning che si chiama rete neurale, che avrai sentito un milione Ok, di volte. sì, ho fatto la tesi. Ok, in particolare quando le reti neurali che si usano sono profonde, quindi diciamo hanno almeno tre strati, si parla di deep learning. Ok, quindi cioè, si può fare deep learning anche con reinforcement, no? Se voglio approssimare la funzione valore con una rete neurale che ha 35 strati, avrei fatto deep Esattamente, però in quel learning. caso si chiama deep reinforcement Ok. learning Ah, ok. Ok, ed è mi fida, no? esattamente quello che cominciamo con l'approssimazione. Quando usiamo l'approssimazione, a quel punto, a un certo punto, io vi dico, ok, se adesso come approssimatore usiamo, come fanno tutti, una rete neurale profonda, il topic, la materia si chiama deep reinforcement learning. Ok, no, era così per un È attimo quello che io confuso chiamo un la matrimonio nomenclatura. felice, cioè il deep learning vive cioè aspettando il reinforcement learning, e il reinforcement learning è uno strumento al servizio del deep learning, in un senso che vi spiegherò. Cioè sono veramente un matrimonio super felice, vivono uno per l'altro e insieme fanno faville. Quando vi dico che stiamo facendo reinforcement learning tabellare, intendo in contrapposizione al deep, cioè non è come approssimazione, è tabellare. Quindi per un reinforcement learning un po' sciapo, diciamo. Però sì, sono le tecniche che servono per poi essere applicate all'approssimazione. Ok? Bellissimo, bene, grazie mille. Allora, questo lucido con le tre slot machine che vi ho mostrato. Si studia in un contesto teorico molto particolare che si chiama multi-armed bandit. Perché multi-armed? Perché quando la slot machine non è una sola, ma è più di una, voi potete pensarla come una singola slot machine, un singolo bandit con tante leve. Ok? Queste leve sono le azioni. E nel nostro linguaggio degli MDP, il multi-armed bandit. Questo ovviamente è MAB, non MBA, Multi-Armed Bandit, incredibile quanti refusi si trovano in questi lucidi. Multi-Armed Bandit è un MDP molto particolare, è un singolo stato, la macchinetta, con K azioni, quelle delle vostre leve, e reward che in genere pensiamo tra 0 e 1, ma questo è un dettaglio tecnico, non è necessario. La cosa importante è che le dinamiche, queste dinamiche qui, sono, siccome c'è un solo stato, non sono dipendenti dallo stato e quindi sono semplicemente dinamiche delle azioni e quindi sono il reward, la probabilità di ottenere un certo reward da una certa azione. Quindi, morale, ogni slot machine, ogni macchinetta ha un reward che voi non influenzate giocando,
con una distribuzione di probabilità stazionaria, che voi non conoscete ovviamente, e il problema si riduce a giocare sulla macchinetta che vi dà il reward medio più alto, ok? Cioè la distribuzione di probabilità che integrata vi dà la quantità più alta, che però voi non potete sapere se non campionandola col metodo Monte Carlo, eccetera. Ok? Questo tipo di multi-armed bandit si chiama multi-armed bandit non associativo, perché lo stato è uno soltanto. Quando noi facciamo un'azione non influenziamo lo stato, capite cosa voglio dire? Quando io sono in uno stato e faccio in un'azione, nel MDP standard posso arrivare in un altro stato. Il fatto di aver fatto questa azione fa sì che gli stati successivi possano essere solo questi. Quindi l'azione in qualche modo influenza lo stato successivo, anche se non lo decide completamente. Nel multi-armed bandit questo non succede, perché l'azione, qualunque azione voi facciate, A o B, questa vi riporta nello stato di partenza. Ok, quindi non influenza lo stato successivo. Nel caso in cui influenza lo stato successivo, si chiama bandito multi-armed associativo o contestuale. Ok, in questo caso però lo stato nuovo non dipende dall'azione, ma cambia con una legge fissa. E quindi questa è ancora una via di mezzo rispetto all'MDP. L'MDP, se volete, è una generalizzazione di tutto questo. Ok, ora, questa cosa che vi ho detto è un accenno di questo tipo di problematica. La mia speranza, se il tempo ce lo permetterà, è di fare una lezione specifica sul multi-armed bandit. Questo è il capitolo 2 del Sutton e Barto, del libro di testo. E a questo proposito, una cosa che non vi ho mai detto: nello studiare il Sutton e Barto, all'inizio io consiglio di saltare il capitolo 2 per non disperdersi, perché è un pochino staccato dal resto, come vedete, no? Sarà una lezione aggiuntiva che vi farò alla fine del corso, se ci sarà tempo. Però secondo me, almeno per come sto impostando io il corso, vi suggerisco di leggere il capitolo 1 e poi saltare direttamente al capitolo 3. Se qualcuno di voi ha già cominciato a studiare il libro e si è letto tutto il capitolo 2, male non fa. Ok, va bene, qui ci sarebbero varie cose da dire sul multi-armed bandit, avevo preparato un pochino di cose da dirvi, però forse è meglio andare avanti sugli MDP. Volevo soltanto chiedervi una cosa, però, tornando alle slot machine. Se voi voleste migliorare, siamo d'accordo alla fine che questo fatto di scegliere sempre la macchinetta centrale o di destra, in realtà mi sembra di avervi convinto che non è una buona idea, no? Mi sapreste suggerire una soluzione a questo problema? Cioè, come correggere questo problema? Cioè, ovviamente anche scegliere sempre la macchinetta di sinistra non è una soluzione, no? Quindi vi chiedo se mi sapete dire Farei una sorta di, ora mi viene un po' l'analogia con lo stochastic gradient descent, cioè prendo quello che mi dice il greedy e ogni tanto faccio un tentativo random. Ecco, ogni tanto cosa intendi? Avrò un iperparametro. Chiamiamolo dice epsilon. Quindi greedy più epsilon, non so, random, un'azione random. E cosa fa di preciso? Quindi siamo in questa situazione. Non potrebbe farlo solo se butta male. Come? Cioè, non andrebbe fatto tanto più spesso, tanto meno sta andando bene quello che sto facendo adesso. Questo è già molto più raffinato, però restiamo sull'epsilon greedy, perché si va prima sulle soluzioni semplici. Quindi diciamo epsilon uguale 10%, voglio capire come lo usi questo 10%. O 90% forse, non so. Uso 90% delle volte uso il greedy, l'azione che mi ha restituito quindi questo caso il greedy,
un 10% delle volte invece estraggo un'azione random e faccio un'azione random. Ok, perfetto, mi piace questo metodo, ce lo teniamo da parte, ok? Mi piace un metodo inventato da noi che si chiama Epsilon Greedy, ok? Perfetto. E poi c'è un altro metodo che stavi suggerendo tu, invece, che sarebbe da precisare, ma che quanto più siamo sicuri che un'azione ci dà una ricompensa ben precisa, tanto più facciamo quell'azione. Forse me lo vuoi spiegare meglio questo? Cioè, io diciamo valuterei come sta andando l'algoritmo greedy, nel senso che se io adesso sto continuando ad aumentare a compiere, diciamo, la decisione giusta, quindi la stima del mio Q sta andando nella direzione corretta, allora non ho incentivo a dare un colpo anche dall'altra parte. Quindi direi che va un po' con la derivata del tempo, con le differenze finite, tipo, cioè io valuto il Q ad un certo step T. Facciamo che l'azione 1, macchinetta di sinistra, tu parlavi prima di sicurezza, forse vuoi dire intervallo di confidenza? Allora, Sì, forse sia sì, la sicurezza, non vuol dire niente. quindi forse possiamo dire che il valore di prima era 0 e siccome è una stima, forse possiamo dire che 0 meno qualche cosa appartiene a 0 meno delta e 0 più delta, no? Potremmo dire c'è un intervallo di confidenza così. Che dici? Questo volevi dire? Non so, Quindi se Q. questo invece apparteneva a 7 meno, questo è delta L, questo è delta centro, 7 più delta centro, e l'altro era 6 meno delta destra, 6 più delta destra, no? Questo dicevi. Quello che vorrei capire in questo caso, quale sceglieresti allora? Ma io sceglierei con una probabilità che va, cioè tipo con una probabilità 1 su delta L, l'azione di Q left. Quindi Una più è probabilità. grande la confidenza, più è ampio l'intervallo di confidenza, No, c'è cioè, più meno questo. sei certo, No, è il meno contrario, è il contrario. probabilmente la scegli. Forse è il No, contrario. infatti, no, è il contrario, giusto, detto il tipo di confidenza. Ok, quindi direi, dunque, Quindi la aspettiamo. sceglieresti con probabilità proporzionali a questa Allora, scelta. sì, però è anche a 0,76. Ah, quindi con probabilità proporzionali a queste. Sì. Sì. Prendere esatto, l'estremo superiore. Qui tu proponi proprio l'estremo superiore, quindi diciamo se questo è un confidence bound, mi sembra che questo brainstorming abbia portato a dire che come metodo potremmo scegliere quello con l'estremo superiore, chiamiamolo upper confidence bound, più grande o probabilità proporzionali a quelli, no? Diciamo per semplificare prendiamo l'upper confidence bound più grande, giusto? Sì, ora non so questa Sì. delta se la stiamo, cioè se la sto pensando bene, no? Nel senso, questa, non so, non saprei come darla una stima di questa delta, però se ce l'avessi, sì, la userei così. Metodi per calcolare l'intervallo di confidenza ne trovi quanti ne vuoi e comunque vi informo che siete purtroppo solo 15 anni in ritardo. Se l'aveste avuta nel 2005 quest'idea sareste probabilmente diventati famosi e io adesso non starei insegnando a voi, starei parlando di voi ad altre persone. Questo Ecco, questo è metodo brutto. che avete appena inventato, si chiama UCB. Capite dal fatto che c'è una sigla per il nome del metodo, che è un metodo famoso, si chiama metodo di Upper Confidence Bound ed è un modo per scegliere nel multi-armed bandit l'azione migliore ed è, direi, ovviamente dipende bisogna fare il contesto, dire che tipo di problema stiamo risolvendo, ma per la
per il problema classico che si associa al multi-armed bandit, questo è uno dei metodi tuttora migliori. Chiaro, lo sapevo dove nasce prima io. Se avete mai sentito parlare di MCTS, Monte Carlo Tree Search, che è, diciamo, la tecnica usata tra l'altro da AlphaGo per giocare a Go e battere il campione del mondo e iniziare nel 2016 la nuova era del reinforcement learning, AlphaGo usa nel metodo MCTS una variante dell'upper confidence bound modificata apposta per funzionare negli alberi, nella ricerca degli alberi, quindi una cosa che si chiama upper confidence bound per alberi, la cui sigla è UCT, e di questa roba spero proprio di riuscire a parlarvene. Ho una lezioncina già preparata, speriamo che avanzi il tempo. Però per dirvi, voglio fare con questi discorsi, non voglio far venire il magone che dovevate nascere 15 anni prima, bensì vi voglio far capire che tutte queste idee, anche idee che hanno portato ad articoli che sono diventati famosi, sono tutto sommato idee ragionevoli, naturali, che quando uno studia queste cose effettivamente possono venire. Dopodiché bisogna provarle, fare un esperimento, scriverle, comunicarle, eccetera. Però è per questo che questa materia è bella, questo voglio dire. Ok? Secondo me siamo ancora alla fase in cui è possibile dare un contributo sensibile in questo ramo utilizzando le idee pseudo-intuitive, oppure siamo già in una fase super specialistica dove in realtà ci vuole? Assolutamente nella prima fase che hai detto, Benissimo, assolutamente. benissimo, benissimo, Ed è per perfetto. questo che io sto con tanta intensità insegnando queste cose un po' a tutti. Quindi Bella, bene, buono sapersi. mi raccomando, dalla fine di questo corso vi mettete a studiare sta roba e fate ricerca su questa roba. Ok? Promesso? E via, sì, poi l'articolozzi su Nature e non se ne parla più. Esatto. Sì, questa roba si pubblica su Nature, sul serio. No, cioè, se no non ci sarebbero nemmeno mossi. Esattamente. Allora, adesso ricominciamo tutto. Vedete come sto riprendendo sempre questa figura ormai super sfruttata, con la consapevolezza del dilemma esplorazione-sfruttamento. Ci siamo appena detti, il passo di miglioramento greedy non funziona. Perché la policy greedy è subito deterministica e quindi la policy greedy rispetto alla tabella Q va bene soltanto nel caso particolarissimo in cui la tabella Q è fin da subito giusta. Quindi diciamo nel caso ipotetico che siamo Gastone Paperone, siamo la persona più fortunata del mondo e quando abbiamo inizializzato a caso la tabella Q ci sono venuti esattamente i Q-value esatti delle azioni, i Q-value della policy ottimale, allora in quel caso la policy greedy è giusta. In tutti gli altri casi non va più bene. Bene, come risolviamo questo problema? Ci sono tre modi per risolvere questo problema che potreste pensare. Uno me l'avete già detto, è quello di usare un miglioramento diverso, di usare un miglioramento epsilon greedy. Ok? Un miglioramento quindi che prende la policy greedy, ma non sempre, e casualmente sceglie anche le altre azioni. Però, per risolvere il dilemma esplorazione-sfruttamento, ci sono altri due metodi che potrebbero venirvi in mente. Uno, in realtà, ve l'ho detto all'inizio di questa lezione, di questi lucidi qui. Vediamo se ve lo ricordate. Poi un altro che può essere abbastanza intuitivo, diciamo. Vi ricordo che il problema è che voi dovete avere un metodo per pescare le coppie stato-azione tutte infinite volte. Cioè non ci deve essere nessuna coppia stato-azione che a un certo punto non la pescate più. Ok? Beh, Quindi una me la ricordo, è quella di prendere, una policy diversa, cioè scegliere le azioni a una policy diversa da grande quella. policy diversa per scegliere le azioni. Ti ricordi anche come si chiamano questi metodi? Off No. policy. Ah, off, vero.
Ok, e li faremo alla fine di questa lezione. Un terzo metodo vi viene in mente? Aggiungo del rumore. Ah no, però sarebbe l'epsilon gridi. Ok. È un metodo, diciamo, che in alcuni casi non è detto che si possa usare. Vi ricordate che voi quando partono le traiettorie, c'è un ingrediente di cui si parla poco, la distribuzione Ah, iniziale, l'inizializzazione. l'inizializzazione Inizializzo dell'usato. tutte le volte in maniera. Cioè, anziché partire con un certo Sempre con V, uno ritorno stato di partenza. usato, partite con uno stato, sto dicendo stato, ma intendo coppia stato-azione, Sì. partite sempre con una coppia stato-azione diversa. Ok, quindi questo metodo si dice, si descrive col termine partenze esplorative, quindi exploring starts. Se potete fare partenze esplorative, se il problema ve lo permette, capite che ci sono tante cose da dire, cioè il problema ve lo deve permettere, dovete avere per esempio un simulatore che vi permette di scegliere la coppia stato-azione di partenza, no? Se state facendo in un ambiente simulato, deve avere senso per il problema partire a caso da una qualunque coppia stato-azione, eccetera. Ma se questo è possibile, questo è un altro modo per risolvere il problema. Quindi vedete quante cose si possono dire, ma per ora ci concentriamo sull'Epsilon Greedy, che nella sua semplicità è uno dei metodi migliori per risolvere questo tipo di dilemma. Quando uso la parola dilemma, intendo dilemma, esplorazione, sfruttamento. Allora, questa policy che vedete qui si chiama miglioramento Epsilon Greedy rispetto alla funzione valore QSA. È quella che mi avete detto voi prima, scritta in matematichese. Ci sono vari modi per scriverlo. Qui che cosa faccio? Io prendo un epsilon, quindi magari epsilon uguale 10%, quindi la policy 10% greedy è in realtà 90% greedy. Ok, questa è una cosa che magari ci fa confondere ogni tanto, io mi ci confondo spesso per questo motivo. E il resto della probabilità che manca per arrivare a 1, tutto l'epsilon, lo spalmiamo sulle azioni rimanenti. Ok? Questo è un modo. Un altro modo è che il resto del... qui ci metto epsilon su m tipo e il resto della probabilità la spalmo su tutte le azioni, compresa l'azione su cui ho già messo epsilon su m, insomma. Comunque, capite il contesto, cioè l'idea, no? Io scelgo un parametro che mi dice più o meno con che percentuale prendo l'azione casuale. Epsilon 10% significa più o meno che un'azione casuale viene scelta al 10%, mentre con quello che resta, più o meno al 90%, scelgo l'azione greedy. Ok. L'Epsilon Greedy Improvement è un caso particolare, è un caso particolare di policy che si chiamano soft. Le policy soft sono quelle che garantiscono un'esplorazione continua. In che modo? Perché sono semplicemente policy che non valgono mai zero. Probabilità sempre maggiore di zero di scegliere qualunque azione. Se noi facciamo in modo di scegliere sempre le policy soft nel passo di improvement, l'esplorazione è garantita. Tra quelle soft ci sono quelle epsilon soft, queste qui, in cui non solo la probabilità è maggiore di zero, ma è maggiore di zero uniformemente limitata dal basso. Ok? Tra queste epsilon soft, quelle epsilon greedy sono le più vicine alle greedy. Non so se capite questa classificazione che vi sto facendo così a braccio. Viene quindi in maniera un po' naturale, no? L'idea di fare il passo del miglioramento con una policy che non è greedy ma epsilon greedy. E il teorema che vedete garantisce che effettivamente il miglioramento che noi stiamo facendo è un miglioramento. Ok? Ora guardate questa domanda.
Vediamo se riuscite a rispondermi. Come provereste a dimostrare la prima parte di questo teorema? Non tecnicamente, ma dovreste ricordarvi un altro teorema che conosciamo, che dovrebbe essere la prima cosa che vi viene da usare per provare a dimostrare questa prima parte del teorema. Dovete mostrare que che questa roba qui accade. Qui si vede che non studiate, eh? La pubblicazione su Nature è sempre più lontana. Lontana. Ma intanto io scriverei V pi greco di S, così ce ne parla più. Almeno ditemi che vi ricordate che ho dato questo teorema. Perché potrei anche essermi dimenticato di farlo, ma insomma sta sui libri. Sì. Allora, a un certo punto io vi ho detto: ma come facciamo a essere sicuro che la policy greedy è davvero un miglioramento? E qualcuno di voi mi ha detto: sì, in effetti non è così chiaro perché il greedy è una cosa locale, ma poi globalmente magari non è un miglioramento. È verissima quella frase. Vi ho mostrato un teorema che dice che effettivamente la policy greedy è un miglioramento. Il teorema era un teorema generale che diceva se bla bla bla, condizioni, una piccola condizione sul Q-value, allora per ogni stato S, V di S, V pi greco primo di S è maggiore o uguale di V pi greco di S. Ok? Quindi, per mostrare che questa condizione vale, avendo a disposizione quel teorema, dobbiamo solo mostrare che l'ipotesi bla 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 è verificata. Tutto qui. Quindi dobbiamo andare a rivederci quel teorema e vedere se quest'ipotesi è verificata. Spoiler, sì, quest'ipotesi è verificata. Ok? La dimostrazione di questo teorema qui, invece, tutto quanto, anche questa parte qui, questa prima parte la fate così, la potete vedere su Tone Barto, sta intorno a pagina 100, aspettate che guardo, sì, fine pagina 101 e tutta pagina 102 è questa dimostrazione, ed è molto 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 carina. C'è un trucco che trasforma la dinamica dell'MDP in un'altra dinamica che assorbe la policy, insomma, assorbe la parte epsilon soft della policy. Insomma, se la guardate è una tecnica abbastanza interessante. Ok, una domanda. Secondo voi, troviamo la policy ottimale con questo miglioramento? Facendo il miglioramento epsilon greedy. Vi ricordate, il controllo significa iterare questa roba all'infinito. Vi chiedo, questa iterazione infinita alla fine ci dà la policy ottimale? No, non c'è pezzo, via. Perché? Ma perché, cioè, semplicemente aggiungendo un termine esplorativo epsilon, oddio, faccio infinite volte, però, no? Abbiamo detto, forse questo potrebbe essere tricky. Sì, ma c'è un. Allora, la risposta è corretta, non ci dà la policy ottimale, ma c'è un motivo molto, molto evidente. Com'è la policy ottimale? Perché è deterministica. La policy ottimale è No. deterministica. Ricordate, ragazzi, a scanso di equivoci, di policy ottimali ce ne sono tante. Tra queste ce n'è almeno una deterministica. Ok? La policy ottimale è tautologicamente. La policy ottimale P greco star è per forza quella greedy rispetto alla funzione valore ottimale Q star, che se vi ricordate era il
il valore massimo che trovate facendo il massimo su tutte le policy possibili. Avevamo fatto questo discorso e vi avevo argomentato, più o meno dimostrato, lasciando dei pezzi in sospeso e dicendovi di guardarli nella letteratura, che questo massimo esiste. Questo Q star, se vi ricordate, era anche il Q di pi greco star, teorema, pi greco star questa stessa, no? Quindi definizione, autodefinizione, insomma. Ma la cosa importante in questo è che la policy ottimale quindi è greedy di questa Q star. Greedy di Q star significa che le azioni che vengono scelte sono quelle col Q value maggiore, ok? Il Q value può essere magari uguale tra due o tre azioni. Due azioni possono avere tutte e due Q value uguale 100 e tutte le altre più basso. Questo significa che voi di policy ottimali non ne avete una sola. Qualunque policy che mischia la scelta di quelle due azioni in qualunque modo, con somma 1 ovviamente, va bene. Quindi non è necessariamente deterministica, però in particolare la policy che sceglie una di quelle due azioni al 100% è una policy ottimale, ok? Quindi una policy ottimale deterministica c'è sempre. E se ci pensate, da quello che ho detto, anche quelle altre, pur essendo stocastiche, tra virgolette, non lo sono veramente stocastiche, sono essenzialmente greedy, perché è vero che scelgono azioni a caso, ma solo tra quelle che valgono il più possibile, che valgono tutte la stessa quantità, ok? Quindi detto questo, se noi facciamo il miglioramento epsilon greedy, la policy che otteniamo, un velocissimo ragionamento di limite, vi mostra che la policy che ottenete è epsilon greedy, ok? Non potete, quell'epsilon non è che scompare, e quindi sicuramente non sarà una policy ottimale. Mi scusi, direi una banalità, ma io mi immaginavo che uno usa l'epsilon greedy, diciamo così, in fase di training, cioè devo addestrare AlphaGo e uso gli epsilon greedy, poi quando deve giocare gli tolgo l'epsilon e dico usa la greedy. Allora, diciamo, se ci sono l'approssimazione cambia veramente tutto, quindi forse per ora è meglio non affrontare questo discorso. Nel quello che tu hai detto è più un discorso da on policy off policy. Cioè tu stai dicendo quando esploro uso l'epsilon greedy, quando sfrutto uso il greedy. E quindi esatto, sono i metodi che vediamo adesso alla fine, che non c'entrano con il training. E la training uguale approssimazione, perché training significa allenare una rete neurale. E da quello che vi ho detto, sì, la rete neurale c'è solo nella parte di approssimazione, perché è lì che approssimi con la rete neurale, ok? Sì, quello che intendevo era quello che ha detto lei, okay, i termini giusti. Intendi dire, usiamo l'epsilon greedy per l'esplorazione e il greedy per lo sfruttamento, esatto, è esattamente quello che si farà in una particolare istanza di metodo off policy, in particolare in un metodo molto famoso che si chiama Q-learning. Ok, e quindi okay, questo lo vedremo. Però per ora noi stiamo cioè io vi ho fatto un piccolo spoiler con questa storia dell'off policy, però per ora diciamo voi l'idea di separare l'esplorazione dallo sfruttamento ancora non ce l'abbiamo nel discorso che stiamo facendo, nella sequenza di ragionamenti che stiamo facendo. Noi abbiamo una singola policy pi greco e questa è quella che usiamo per scegliere le azioni e che ogni volta migliora. Migliora come? Con l'epsilon greedy. E quindi al limite la policy che otteniamo è epsilon greedy. Ok? Però questo teorema cosa vi dice? Vi dice che tra tutte le policy epsilon soft, la policy epsilon greedy, questa qui, è un miglioramento. E la parte finale vi dice che la policy che voi ottenete al limite con il controllo epsilon greedy è la policy migliore che potete trovare tra quelle epsilon soft. Ok? Quindi non è male, insomma. Comunque è una policy ottimale. D'altro canto, ragazzi, abituatevi anche con le equazioni differenziali. Se voi cercate una soluzione di un certo tipo, con una certa forma,
La soluzione che trovate è una soluzione di quella forma lì. Ok? Quando voi cercate una soluzione in uno spazio di soluzioni, una distribuzione di probabilità in uno spazio parametrico di distribuzioni di probabilità, la soluzione che trovate sta lì dentro. Ma magari la soluzione teorica ipotetica è una distribuzione di probabilità che non appartiene a quella famiglia. Voi avete fatto questa ipotesi di modello. Dite, supponiamo che la nostra soluzione, supponiamo di cercare la miglior soluzione in questo spazio e trovate lì dentro la miglior soluzione. Noi adesso stiamo facendo questo. Stiamo dicendo, prendiamo solo, non tutte le policy, ma solo quelle epsilon gridi e quindi qui dentro cerchiamo la migliore. Ok? Perfetto. Adesso, indovinate un po', solita figura, ma finalmente abbiamo aggiustato le cose. Vedete quello che vi dicevo? Abbiamo riguardato tutto quello che c'era da riguardare e siamo arrivati a dire, perfetto, possiamo fare la policy evaluation, attenzione, ci serve la funzione Q, e per il miglioramento possiamo fare il miglioramento con l'epsilon gridi, ci serve questo epsilon per risolvere il dilemma esplorazione-sfruttamento. Finalmente siamo arrivati a una versione della GPI che funziona nel caso model free. Quindi questa roba qui, ok per model free, finalmente. Ricordate le domande iniziali, funziona, no? Adesso la risposta è finalmente sì. Quindi finalmente possiamo cominciare a preoccuparci dei dettagli, cioè farla nel modo più efficiente possibile. Come fareste per farla nel modo più efficiente possibile? Ma è un po' come, cioè, come si faceva quando al posto di Q c'era V. E come cosa abbiamo fatto? Qual è stata la cosa che ci ha dato il miglioramento mostruoso? Era mostruoso perché anziché attendere per valutare, diciamo, la convergenza di V, anziché farlo dopo n esterno, dopo infiniti passi, lo facevamo dopo 1 e Perfetto. aggiornavamo la policy. Allora, secondo me tu adesso sei addirittura in grado di prevedere il lucido successivo. Che cosa, adesso che premo page down, cosa compare? Cioè, diciamo, il disegnino che facevamo una volta, no? Con i puntini rossi che faceva sulle varie traiettorie, comparirà questo. Intendevi Sì. questo? Sì, esatto, sì, non arrivo in fondo, ma arrivo un po' prima. Sì, questo sì. Esattamente, questo vi ricordo rappresenta il fatto di fare non tutti gli episodi necessari ad arrivare qui, no? Mi fermo prima e in particolare mi fermo, ovviamente mi posso fermare dopo 10, 20, 30 episodi come volete, ma di nuovo da adesso in poi ci fermiamo dopo un episodio. Ok? Ok. E questo è il caso basato sugli episodi. Ok? Perché gli episodi? Perché vi ricordo, sto dividendo questa lezione in Monte Carlo e Temporal Difference. Quindi per ora questo è Monte Carlo. Quindi il passo singolo, l'unità di cui possiamo parlare è l'episodio, ok? Non c'è il singolo step, non c'è il passaggio dal tempo t al tempo t più 1, ma c'è il passaggio dall'episodio k all'episodio k più 1, perché Monte Carlo ha bisogno dell'episodio. Senza episodio non può far niente. Perfetto. Ora, in generale, questi me capite che stiamo buttando nel calderone tante idee per costruire tanti metodi. Sarebbe bello adesso, per non perderci per strada e a un certo punto cominciare a creare metodi che proprio non hanno neanche senso. Diciamo, se sarebbe bello seguire alcune linee guida, avere un po' un framework che ci guida per costruire metodi che hanno speranza almeno di funzionare, di convergere in qualche senso. E abbiamo visto finora che tutti questi metodi qui richiedono infinite esplorazioni.
Allora, formalizziamo questa condizione e ce ne aggiungiamo anche un'altra e creiamo una sigla che poi ci guiderà per analizzare i metodi futuri di cui discuteremo. Questo è un framework generale, diciamo, il framework del GLIE, il framework del Gridding Delimit con esplorazioni infinite, questa sigla qui. È una idea generale per risolvere, per affrontare il dilemma esplorazione-sfruttamento. È un'idea che dice essenzialmente, se noi otteniamo un algoritmo con uno schedule, con una programmazione per l'esplorazione, tale che queste due condizioni sono soddisfatte, che adesso vi vado a spiegare, allora diciamo questo framework ha buone possibilità, diciamo ha una base teorica per applicarci la legge dei grandi numeri. Questa è la condizione per la legge dei grandi numeri, e per darci al limite la policy ottimale vera. La policy ottimale vera è greedy ed ecco quindi la condizione che richiede che la nostra iterazione di policy porti a una policy che al limite è greedy. Ok? Quindi queste due condizioni sono molto molto sensate. La prima condizione, se ci pensate, significa che man mano che andiamo avanti, la nostra esplorazione diminuisce sempre di più. No? Questo è il senso delle ipotesi GL e IE. Faccio sempre infinite esplorazioni, ma sempre più raramente. Questo, se ci pensate, è un po' un miracolo, no? Della probabilità, il fatto che possono condividere contemporaneamente due condizioni che sono in contrasto tra di loro, diciamo contraddittorie, no? La policy deve essere esplorativa ma anche deterministica contemporaneamente. No, contemporaneamente non è possibile, ma al limite posso fare in modo che una condizione decresca e l'altra ci si avvicini sempre di più. Ok, un riferimento. Man mano che vado avanti divento deterministico. Esattamente. Diciamo, un qualunque Il rumore diventa algoritmo, sempre. che adesso ne vedremo vari di algoritmi che soddisfano queste condizioni, un qualunque algoritmo che soddisfa queste condizioni, non dico che automaticamente converge e funziona, ma diciamo, questo è il minimo sindacale per far sì che funzioni. Questo è il minimo sindacale per applicare la legge dei grandi numeri e questo è il minimo sindacale per ottenere la policy ottimale, visto che la policy ottimale è greedy. Ok? Quindi se vogliamo, se queste due condizioni non sono soddisfatte, sicuramente non abbiamo la policy ottimale al limite. In particolare, prima io vi ho detto, sicuramente non possiamo avere la policy ottimale al limite perché non è greedy in the limit. Perché al limite la nostra policy non è greedy. Ok? Vi faccio solo una notina storica su questo. Ho cercato in letteratura il primo riferimento a questo tipo di ipotesi e non mi è chiaro, non riesco a dirvi quando compaiono per la prima volta. Il primo riferimento che ho trovato è di un articolo del 2005 che vi ho messo nella share, che è l'articolo dove si dimostra la convergenza di SARS-0, credo, la convergenza di un algoritmo. L'altra cosa che vi voglio far notare è che epsilon greedy, vabbè, ve l'ho già fatto notare, non è glie perché epsilon è costante, no? Infatti, come vi ho detto, non converge alla policy ottimale. Però ciò nonostante, epsilon greedy funziona. E qui dovreste chiedere, funziona? Che significa? In che senso? Beh, c'è un teorema di convergenza anche per la policy epsilon greedy, o meglio, epsilon greedy sceglie l'azione ottimale con probabilità almeno 1 meno epsilon, e quindi c'è un risultato di convergenza con probabilità 1 meno epsilon, insomma. Ok, non mi dilungo su questo lucido ulteriormente, vi faccio un pochino di esempi di algoritmi GLIE che possono funzionare.
Allora, questo è il metodo Monte Carlo episode based. Come vedete, questo è il Monte Carlo puro puro, questa è la media aritmetica, questo 1 su n, questa scritta qui complicata, questo è soltanto il fatto di dover contare quante volte ho incontrato la coppia SA, STAT, ok? Ed è quello su cui devo fare la media aritmetica. D'accordo? E quindi la mia tabella sta memorizzando la media aritmetica normalmente. E poi, per avere il grid in the limit, beh, basta questo, no? Basta mettere epsilon uguale 1 su k, o una qualunque successione, un qualunque schedule che tenda a 0. Quindi capite che questo è una variazione del Monte Carlo control epsilon grid di prima che vi ho detto non converge alla policy ottimale. Questa è una variazione che con una minuscola modifica vi diventa GLIE, vi diventa GL, perché IE lo era già. E questo può essere, c'è un teorema, si dimostra che questa roba converge. Ok? Questo è scritto da David Silver, questa frase che ho sottolineato è scritta da David Silver nei suoi Lucidi 5, da cui questa lezione è presa. Vi confesso che non sono riuscito a trovare un riferimento bibliografico con un teorema che mostra questa cosa. Probabilmente è una conseguenza di un teorema più grosso che non sono riuscito a identificare immediatamente. Se qualcuno di voi mai riuscisse a trovarlo, sarei molto felice di aggiungerlo ai lucidi. Vi faccio notare un'altra cosa, che questo sarà un problema da affrontare spesso. Qui vi ho detto fate la media aritmetica, ok? Però in realtà non è vero. La media aritmetica sarebbe vera se non ci fosse questo pezzo qui, cioè se io avessi sempre la stessa policy. Ma questo è il controllo. Io faccio questo lavoro qui una volta sola, quindi sto facendo la media aritmetica su un singolo episodio, no? Quella solita storia, e poi cambio la policy. Ok? E quindi adesso questa media che sto facendo, perché questi valori rimangono nella tabella, no? Col nuovo episodio ci metto di nuovo il nuovo valore, la nuova stima, e adesso ho incrementato il denominatore di questo rapporto, però ho cambiato la policy, quindi non sto facendo una vera media, come se facessi la media del lancio di un dado, però ogni tanto cambio il dado che lancio. Da 6 facce lo faccio diventare 8 facce e però tengo traccia degli stessi numeri e aggiorno la media in questo modo, no? Però ciò nonostante il fatto che sia GLIE ci permette di dimostrare che converge. Ancora un'altra soluzione GLIE che vi ho descritto, vi ho fatto tirar fuori a voi all'inizio, quella delle Exploring Stars. Vedete come questo approccio generale del GLIE ci permette di descrivere in maniera qualitativa tanti algoritmi. Exploring Stars, ve lo ripeto, vi leggo il lucido, ve l'ho detto anche prima, significa semplicemente far partire gli episodi da coppie stato-azione uniformemente scelte o comunque con probabilità non zero di essere selezionate all'inizio. Quindi capite che questo semplice trucchetto garantisce che tutte le coppie stato-azioni vengano prese, sempre, infinite volte. E notate, sì, questo prima non l'ho detto perché ancora non si parlava di miglioramento, ma a questo punto non ci serve più l'epsilon greedy. Perché no? Me lo sapete dire? L'epsilon greedy non ti dava fastidio, cioè si utilizzava proprio perché avevamo il problema di non esplorare tutte le coppie. Esatto. Qui il problema l'abbiamo risolto in un altro modo, in più, come giustamente detto tu, per le altre cose epsilon greedy ci dà fastidio, tant'è che normalmente facciamo tendere epsilon a 0 per togliercelo dalle scatole, e stavolta che l'esplorazione è risolta da qualcun altro, ben venga fare il miglioramento greedy. Questo tipo c'è, il fatto, questa qua non c'è, tipo, me la sto capendo così, cioè se io penso al gioco degli scacchi, che ok, che non è proprio l'ambito più felice, però lì lo starting point è uno solo.
Esatto, allora lì Non posso fare Exploring Stars lì. non puoi fare Exploring Stars se l'esperienza che vuoi usare è quella reale delle partite vere, però direi che sicuramente puoi usare un simulatore e farlo Ma è partire da una partire a una partita di certa. caso. È Ok. vero, ok. Però ti faccio notare un'altra cosa. Dato l'enorme numero di posizioni possibili negli scacchi, 10 alla 52, far scegliere ogni volta una posizione iniziale diversa negli scacchi, 10 alla 52 significa che quando finisce l'universo tu ci sono ancora un sacco di posizioni che non hai scelto mai neanche una volta, anche se virtualmente gli davi a tutte probabilità maggiore di zero, capito? Ma c'hanno tutte probabilità così bassa di accadere che alcune di queste non verranno mai veramente prese in un tempo finito. E qui si torna al discorso, no? Dal teorico al pratico. Quindi questo Exploring Stars, in questo caso, pur essendo negli scacchi un metodo teoricamente fattibile, perché è un simulatore che ti parte da una posizione a caso, lo puoi fare effettivamente molto facilmente, però vista la dimensione dello spazio degli stati, non è un approccio utilizzabile, ok? Diciamo, il problema degli scacchi è che in realtà serve l'approssimazione proprio perché gli stati sono troppi. Vi voglio citare un problema, visto che prima si parlava se siamo ancora nella fase di risultati, eccetera. Nel Sutton e Barto, a pagina 99, c'è questa frase, dice che la convergenza del Monte Carlo Exploring Stars, cioè di questo algoritmo qui, sembra per vari motivi inevitabile, dice, ma questo è il lavoro del libro, la versione del 1998, dice, ma ad oggi non è ancora stata dimostrata. Negli anni poi ci hanno lavorato per dimostrare la convergenza di questo metodo e hanno dimostrato la convergenza sotto varie ipotesi generali, però rimane ancora un caso aperto. L'ultimo lavoro che ho trovato su questa roba, mazza quante finestre aperte, dove sei Firefox? Sembrava questo. Ok, per dirvi, questo è un articolo del 2020 che avevo cercato un po' di mesi fa, quindi non escludo che adesso ce ne sia qualcun altro più recente. Vediamo se c'è qualcuno che l'ha citato. Ah, qui c'è ancora un lavoro del 2021 in cui fa qualcosa. E qui ancora un lavoro del 2021 che probabilmente ne parla. Insomma, quello che voglio dire è che questo lavoro del 2020, in cui risolvono ancora un ulteriore sottocaso, perché quando io voglio dimostrare la convergenza del metodo Monte Carlo Exploring Stars, faccio delle ipotesi. Queste ipotesi a un certo punto possono essere, suppongo che la distribuzione di partenza sia uniforme, per esempio. Questa è un'ipotesi che intuitivamente semplifica un sacco la vita, no? E quindi dimostro che in quel caso il metodo Monte Carlo funziona, converge, scusate, e però poi rimangono tanti altri casi. Bene, al 2020 questo problema è ancora aperto per dirvi. Ok? Se volete studiare questa roba qui, se vi piace l'argomento, la materia da guardare, la prima cosa da studiare è quella che si chiama teoria dell'approssimazione stocastica. Stochastics approximation theory, diciamo le parole chiave ve le ho già dette. Nasce credo nel 1951 in un articolo sugli Annals of Mathematical Statistics di tali Robbins Monroe, e
trovate varie survey, vari libri su questa roba. Io ne avevo trovato uno che mi sembra, mi sono annotato, si chiama Neurodynamic Programming, e mi sembrava, da una prima lettura che avevo fatto nel capitolo 4, quindi una lettura anche abbastanza breve, ne parlava in maniera abbastanza carina. Ecco, se volete guardarvela, questa roba qui. Ok. Quindi questo per dirvi appunto che anche un algoritmo così semplice, siete d'accordo che questo algoritmo è semplice, no? E, per semplice nel senso che per descriverlo e anche implementarlo non ci vuole molto. Ciò nonostante è un problema aperto dire se converge. Ok. Allora. Questo è l'esempio del blackjack. Ok, vi ricordate che l'altra volta abbiamo fatto la funzione valore del blackjack, nella lezione scorsa? Scusate, la funzione, sì, il valore di una policy fissata, quella policy che giocava, cioè pescava la carta se avevamo meno di 20, si fermava soltanto se avevamo 20 o più. E vi ricordate che il valore di quella policy era abbastanza deludente? Bene, se adesso voi integrate quel codice con un codice di miglioramento, quindi col codice che fa l'aggiornamento Epsilon Greedy, alla fine trovate la policy ottimale. Vi faccio vedere velocissimo il codice, magari senza neanche eseguirlo. Allora, MC prediction, invece io voglio MC control con epsilon greedy. Allora, se provate a eseguire questo codice, che adesso non eseguo perché ci vuole un po' di tempo, questa parte qui. Allora, dov'era? Questa è la parte di controllo. Guardate il codice come funziona. L'avevamo guardato, no, l'altra volta. Ho generato un episodio. Ok? Quindi ho generato questo episodio e adesso prendo le coppie stato-azione nell'episodio. Vedete, quello che abbiamo fatto l'altra volta era sullo stato e la funzione valore. Adesso, invece di avere per lo stato nell'episodio, avrò per stato azione nella lista che ho chiamato stati azione nell'episodio. Ok? Quindi ho la coppia stato azione, trovo la prima occorrenza della coppia stato azione, perché vi ricordate c'era il metodo first visit, sommo tutte le ricompense dalla prima occorrenza di questa coppia stato-azione e faccio la media, aggiungo più uno al denominatore e ritorno questa media aritmetica dei ritorni. Ok? Qui c'è anche una domanda che è la solita, vediamo se avete capito come funziona. Dov'è? In questo contesto sembra che io stia calcolando soltanto il valore di questa policy. Dov'è il miglioramento qui? No? Sto facendo la media aritmetica dei ritorni. Questo è un episodio. Io un po'. Allora, dov'è che viene scelta la policy? Cioè, nel codice qua, dici, dove, che Sì, riga? esatto. Quando assegna action, quindi for state,
action in episode. Questo, no? Oppure su Siri, ok, sì, una prima segnazione. Dov'è quello che dicevi tu invece? No, dicevo nel ciclo for prodotto, perché poi dopo mi servirà. Pro action è questa qui, perfetto. E questa action da cosa è preso? Viene fatta una scelta dalle probabilità probs. E le probabilità probs sono la policy calcolata sullo stato, giusto? E che cos'è la policy? La policy è una funzione definita qui. E che cosa fa questa funzione? Come si chiama? Prende Allora, la policy greedy. policy epsilon greedy della tabella qui. Quindi capite, nel momento in cui io prendo la policy epsilon greedy rispetto alla tabella, cioè sto scegliendo l'azione con la policy epsilon greedy. E quindi è come se avessi integrato nella regola di update, prima scelgo l'azione con la mia policy e poi cambio la policy e ci metto quella epsilon greedy. Ok, cioè scusate, non scelgo l'azione, prima calcolo la tabella Q per la mia policy e poi miglioro la policy. E poi con questa policy migliorata scelgo la nuova azione in maniera epsilon greedy. Beh, tanto valeva scegliere direttamente l'azione epsilon greedy dalla tabella Q iniziale della policy, no? Questa è la cosa che facciamo di solito, diciamo in tutti questi codici il passo di miglioramento è integrato nel passo di predizione. E questo può renderlo magari leggermente più difficile da leggere, no? Perché quando in prima lettura sembra che noi stiamo calcolando il valore della policy. Sarebbe così se qui ci fosse scritto policy uguale una certa policy fissata. Il problema è che questa policy qui dipende da Q. Cioè il problema, la cosa figa è che questa policy P greco dipende da Q. E qui dentro noi cambiamo Q. In questo pezzo qui, vedete? Q viene aggiornato. Nel momento in cui Q viene aggiornato, quando dopo noi andiamo a prendere un'altra azione dalla policy, la mia policy legge la nuova Q, no? E quindi è automaticamente la policy migliorata. Quindi vedete che in maniera implicita la policy viene migliorata in maniera epsilon greedy. Vi torna? Ok. Sì. Allora, va bene, qui si vede la funzione valore che esce fuori, e però voglio farvi vedere i grafici invece che ho nei lucidi. Voglio farvi vedere alla fine la policy ottimale che viene fuori dopo 500.000 episodi. Allora, questa è molto carina. Come al solito, distinguiamo la policy ottimale nel caso in cui c'è un asso utilizzabile e un asso non utilizzabile. Ok, la policy è descritta così, con questo grafico modale, insomma, con due aree colorate diversamente, diciamo che dicono le due azioni da fare. Vi ricordo, le azioni sono soltanto due, no? Quindi usiamo solo due colori in questo grafico. Queste sono la carta mostrata dal banco, quindi il banco mi mostra una carta da 1 a 10, e queste sono la mano che abbiamo noi. Se noi per esempio abbiamo 11, qualunque carta mostra il banco, noi dobbiamo fare hit, dobbiamo pescare. Lo stesso se ci mostra 12, eccetera. Lo stesso se ci mostra 16, lo stesso se ci mostra 17. Quando noi in mano abbiamo 18, vedete che se il banco mostra 10 o 9, allora noi dobbiamo ancora pescare, mentre invece se il banco mostra 8, 7, 6 fino a 3, direi, noi dobbiamo ancora pescare. Scusate, il contrario, dobbiamo fermarci. Se invece il banco mostra un asso o un 2, dobbiamo di nuovo pescare. Curioso, no? E questa è la policy ottimale.
E analogamente, con più variabilità, la policy ottimale nel caso in cui non si ha un asso utilizzabile. Capite che quando abbiamo un asso utilizzabile, l'azione di pesca è molto più comune perché noi abbiamo una variabilità di 10, no? Da fare. Qui ci abbiamo 16, peschiamo tranquillamente, tanto se anche arriviamo a 26, possiamo togliere 10 dall'asso e ritornare a 16. Ok? Vi è chiaro, no? Questo discorso. Vi ricordate il discorso dell'asso utilizzabile? Sì. Ora, qui vi voglio raccontare una storia carina che dà ancora più valore a questo tipo di grafico. La storia di Edward Thorpe, che era un professore di matematica americano, è ancora vivente, ed è un professore di matematica famoso nel blackjack perché negli anni 60 ha trovato una strategia vincente. Una strategia che veniva da una formula che in finanza si chiama formula di Kelly, tutt'oggi molto utilizzata, molto famosa. Nel 1966 ha pubblicato questo libro che dice come si batte il banco con la strategia vincente, che ha venduto 700.000 copie tra gli appassionati di blackjack. Quindi per capire è un numero enorme, sia per il tempo, sia per la specificità del pubblico a cui era rivolto. La cosa curiosa è che prima di vendere il libro, di pubblicarlo, ha provato il suo metodo in segreto con soldi personali e è stato finanziato da un milionario e andava nei casinò. A un certo punto ha dovuto cominciare a mascherarsi perché nei casinò lo riconoscevano e non lo facevano giocare. Sapete, non so se sapete questa storia che nei casinò non si possono leggere le carte, cioè non potete pensare, se vedono che state usando qualche metodo non vi fanno giocare, no? Ecco, da qualche parte ho letto che questo è dovuto a lui, diciamo, è colpa sua, nel senso che dopo questo suo, lui sbancava i casinò in questo modo, con questo suo metodo, e hanno cominciato a introdurre questa regoletta. E perché vi Il dico film 21 come? è quello che il tipo che ha ispirato anche il film 21. Ah, non l'ho visto. Beh, se parla di una Questo persona che inventa un metodo. è molto più romanzata di così, però secondo Me lo me guardo. Si chiama proprio così? 21? 21. 21. Con Kevin Spacey, insomma. Ok, me lo guardo. Sì, beh, mi sembra molto probabile. Sicuramente una storia da film. Sapete perché ve la racconto però? Perché, allora, Blackjack c'ha tante varianti. Questa che vi ho descritto io è una delle tante. E lui dà varie strategie per queste varianti, in particolare dà la strategia per questa variante. E la strategia che dà lui è esattamente questa. Quindi è una bella soddisfazione per il metodo Monte Carlo, no? Che ritrova una strategia che era stata già trovata in altri modi, sicuramente non con il reinforcement learning, da questo matematico. Però c'è una curiosità. Ho detto che è uguale, non è vero. È uguale tranne questo dente qui. Questo dente qui nel libro di Thorpe non c'è, cioè qui è piatto. Mentre il metodo Monte Carlo ci fa uscire fuori questo dente qui. Quindi la strategia di Thorpe è identica tranne nel caso in cui noi abbiamo 18, direi, in mano e il banco mostra asso, o due anche. In questi due casi Thorpe dice fermatevi, il reinforcement learning dice prendete. Ora, questa cosa la trovo molto, molto curiosa. Sutton e Barton nel libro si dicono molto fiduciosi che abbia ragione il reinforcement learning e non Thorpe, che deve aver fatto qualche errore. Io mi sono messo da parte come curiosità da vedere un giorno se si riesce a capire il metodo di Thorpe. Vedere se e dove c'è questo errore, però ovviamente non ho mai avuto tempo e non penso che avrò tempo di farlo in questa vita, però mi sembra una cosa comunque carina e interessante, no? Da raccontare e da dire. Semmai qualcuno di voi ci volesse provare,
Secondo me questo è tranquillamente un argomento da, diciamo, tesi di laurea. Ora voi siete già al dottorato, quindi forse, però potrebbe essere un inizio anche di uno spunto per un lavoro di più ampio respiro di dottorato, volendo, o di articolo scientifico in generale. Sarebbe sicuramente una bella curiosità da pubblicare in qualche forma. Ok. Bene ragazzi, oggi invece di fare come al solito e di andare veloce per cercare di finire tutti lucidi nella lezione, come vi ho anticipato all'inizio, me la sto prendendo comoda perché mi sembra fino ad adesso di essere andato troppo veloce, il che significa che oggi probabilmente arriviamo qui e quindi la prossima lezione di venerdì, invece di fare subito la function approximation, partiremo da questa roba qui. Però mi sembra che più o meno ci siamo come tempi, siamo ancora a meno di metà del corso in fondo. Allora, adesso ci sono, se non l'avevate capito, quello che abbiamo fatto sono i metodi di tipo on policy, perché c'è una sola policy per scegliere le azioni e da imparare, e sono i metodi Monte Carlo. Ora facciamo gli stessi metodi, ma di tipo temporal difference, e vedrete che c'è veramente relativamente veloce questa roba, se avete capito tutto il meccanismo. Il motivo per usare i metodi Monte Carlo, temporal difference invece che Monte Carlo sono i soliti. Col temporal difference potete apprendere online, avete una varianza minore e potete applicarli anche al caso non episodico. Ok, nella parte di controllo, che è quella che facciamo adesso, perché la predizione temporal difference è stata fatta l'altra volta, anche questi metodi usano una variante della General Policy Iteration, e la parte in cui differiscono tutti questi metodi è principalmente quella di predizione, quindi è principalmente quella della lezione scorsa. Questo per dirvi che adesso vi dirò delle cose che vi sembreranno molto simili, e il motivo per cui vi sembrano simili è perché in effetti sono simili, ok? Perché cambia semplicemente il target, come vi ho detto. Vi ho detto tante volte. Ok. E la cosa che cambia, metodo Monte Carlo, è che per fare l'update si arriva fino alla fine dell'episodio. Nel metodo Temporal Difference, per fare l'update si fa un singolo passo, quindi così, così e così. Però questo non va bene perché dobbiamo fare l'aggiornamento coppia statuazione, quindi come vi ho detto prima, facciamo così, questo è il singolo nodo e dobbiamo arrivare in un nuovo nodo statuazione, così. Ok? E quindi partiamo da uno stato S, facciamo un'azione A, prendiamo una ricompensa R, arriviamo in uno stato S' e facciamo un'azione A'. Benissimo. E questo ci porta a quello che in realtà vi avevo già descritto all'inizio di questa lezione, ma ve lo ridico adesso perché è uno degli algoritmi più famosi del reinforcement learning, e se qui ci fosse un sottofondo sonoro servirebbe un rullo di tamburi per introdurvi al SARSA, algoritmo che prende il nome, indovinate un po', da questa sequenza che vi ho più volte scritto: coppia, statuazione, ricompensa, nuovo stato e nuova azione pescata dalla policy che stiamo usando, dalla policy che usiamo per l'esplorazione e anche per lo sfruttamento. Ok? Quindi, questa che vi sto descrivendo, questa che vi ho scritto qui, è una regola di update. Ok? Quindi tecnicamente qui non c'è ancora l'aspetto di controllo. Questa che vi sto descrivendo è semplicemente la regola di update per la funzione valore che serve per il controllo temporal difference. La corrispondente regola di update era quella che nella predizione si chiamava temporal difference e basta, e prendeva uno stato, un'azione, vedeva la ricompensa e vedeva il nuovo stato, quindi SAR S'. E la regola di update era: invece di Q di SA c'era il valore di S, invece di Q di SA c'era il valore di S'
precedente più alfa per, e se vi ricordate, il target, invece di essere un target temporal difference sul valore stato-azione, era R più il valore dello stato S'. Vedete che qui c'è la coppia stato-azione S', e poi meno il valore dello stato S. Se confrontate questa regola con questa, vedete che sono esattamente la stessa cosa concettualmente, solo che dove prima c'era lo stato, adesso c'è la coppia stato-azione. Ok? Quindi questa è un'idea molto molto naturale. Quindi se volete, quello che vi sto dicendo è che SARS è uguale a T di 0 per Q value invece che, perché il T di 0 è per il valore. Ok? Allora, siccome nel lucido c'è scritto il controllo, in questo caso, che cosa fa il controllo SARSA in più? Semplicemente ad ogni passo aggiunge il miglioramento epsilon gridi e itera, come al solito. Ok, quindi pensate adesso al tempo t sono nel nodo STAT, un certo nodo, stato-azione, e la mia stima della funzione Q è memorizzata in una tabella che è la mia stima al tempo t. Io uso la mia policy che ho adesso, e la mia policy che ho adesso, quindi io uso la policy pi greco t che è quella epsilon gridi. Rispetto a che cosa? Rispetto alla tabella QT. Vedete, cioè, quando io ho la tabella, questo mi dà automaticamente la policy che migliora la policy che ha generato quella tabella. Ok? E uso questa policy pi greco T per fare il passo, per scegliere l'azione AT e per scegliere l'azione AT più 1 dallo stato ST più 1 dove sono atterrato a causa di questa azione. Più difficile a dirsi che a farsi. Ok? Attenzione, faccio un passo e aggiorno la tabella e poi aggiorno la policy. Vedete come questo è naturalmente un meccanismo alla iterazione di valore. Sto facendo un singolo passo temporale e poi aggiorno direttamente la policy. Non sto facendo un sacco di aggiornamenti della stessa tabella QT. Questa tabella QT viene aggiornata una volta e poi viene buttata via e diventa la tabella QT più 1. Nella tabella QT più 1 sono tutti uguali i valori, tranne una certa coppia. Quale? La coppia stato-azione che ho visitato al tempo T. Ok? A ogni passo creo una nuova tabella e questa nuova tabella non è la tabella sempre di stima della stessa policy, è la tabella di stima della policy al tempo t più 1, al tempo t più 2. Ok? Quindi sto facendo proprio iterazione di valore. Ok, e giusto per riempire lucido con questa figura, questa è esattamente la figura di prima, semplicemente adesso quello che stiamo facendo è il controllo temporal difference, e quindi questi passettini non sono episodi, ma sono semplicemente singoli passi. Ok, proviamo a vedere lo pseudocodice di questa roba. Questa roba stiamo andando veloci, ragazzi, perché, cioè, fermatemi se pensate che sia il caso, ma stiamo dicendo essenzialmente le stesse cose, ok? Vi sto solo facendo vedere come sono naturali tutte queste cose qui. Dal titolo del lucido vedete quello che vi ho già detto varie volte, che SARSA è un algoritmo on policy che usa per la fase di predizione la regola di update di tipo temporal difference. Ok? L'analogo of policy che vedremo venerdì a questo punto, quindi se io faccio SARSA of policy, qualunque cosa questo significherà, comunque avete capito che significa prendere due policy diverse, una da imparare e una per fare l'esplorazione. Quando io faccio SARSA of policy, sto
Sarsa of Policy è quello noto come Q-learning. Ve lo dico perché se qualcuno di voi è un minimo informato su questa roba, saprà che il Q-learning appunto è quello con cui DeepMind ha fatto i giochi Atari nel 2013 sull'archivio, nel 2015 su Nature. È, diciamo, il precursore di AlphaGo, se vogliamo, come impatto nel mondo del reinforcement learning, quindi è una cosa molto 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 nota. Bene, questo pseudocodice, guardiamolo un attimo, è il solito. Partiamo, scegliamo un'azione A con una policy epsilon greedy, quindi notate come immediatamente si migliora la policy. Qui c'è una policy casuale, ok, che genera una QSA arbitraria. Diciamo che la mettiamo tutta uguale a zero, ok? Scegliamo un inizio di episodio in qualche modo, ci deve essere una distribuzione iniziale o lo scegliamo noi come ci pare, e a questo punto scegliamo un'azione. Questa azione ci genera lo stato iniziale da cui partire, che intendo con stato, intendo la coppia stato-azione, quindi il nodo iniziale da cui partire. Ok? E ora parto. Quindi agisco con questo nodo iniziale e chiedo all'ambiente: ehi ambiente, cosa c'hai per me? E l'ambiente mi dice: oh, c'ho un bel reward R e ti porto nello stato S'. A questo punto io voglio fare l'update, no? Quindi il mio valore, questo, il mio valore di SA lo voglio aggiornare e deve diventare il vecchio valore di SA più alfa per questa ricompensa che ho ottenuto più il Q value dello stato in cui sono arrivato S', ma Q value significa che dello stato S' devo avere anche un'azione. E quindi ecco che dallo stato S', prima di fare questa regola di update, io devo scegliere un'altra azione da S', no? E notate, importante ragazzi, da adesso in poi, quando scegliamo un'azione da uno stato, è sempre bene, per non confonderci, dire con che policy la scegliamo. Capite che questo sarà particolarmente importante quando facciamo i metodi of policy, in cui vi ho anticipato che ci saranno due policy diverse per scegliere le azioni. Ok? In questo caso la policy è sempre la stessa, nel senso è sempre quella epsilon greedy che viene presa dalla Q. E adesso finalmente posso completare questo target. E completare il target mi dà questa regola di update. Adesso la tabella Q è cambiata. Ok? E quindi notate che la tabella Q cambiata significa che quando adesso io scelgo A da S usando la epsilon greedy policy derivata dalla Q, la Q era cambiata, io sto cambiando la policy di nuovo. Capite cosa voglio dire? Qui può sembrare che la policy è sempre la stessa perché c'è scritto usa epsilon greedy policy. Ah, quindi la policy è sempre la stessa. Qual è la epsilon greedy? Non è la stessa. Epsilon greedy da solo non significa niente, è un funzionale. Epsilon greedy associa a tabelle delle policy. E io qui uso epsilon greedy di una tabella Q con la Q che cambia. Ok? E questo è, tra l'altro, il mio passo di miglioramento. Siamo. Sì, un po' digerire. È tanta roba, dite. A me sembra tutto così. Cioè, almeno vi sembra che stia filando lì. Cioè, il discorso torna, che poi sia tanta roba, va bene, però vi rendete conto che è tutto collegato ed è tutto molto naturale, no? Sì, questo sì. Ok, questo poi dovrebbe un pochino aiutarvi a studiarlo bene. Perfetto, però Sì. non mi avete ancora fatto la domanda che mi aspetto dai matematici. Dai, fatemela. Converge? Converge? O più in generale, funziona? Ok, ragazzi, questo che sia chiaro, io vi sto un po' intortando forse, nel senso sono partito, ve l'ho precisato anche l'altra volta, dal metodo, la legge dei grandi numeri col metodo Monte Carlo. E vi ho detto facciamo così la media aritmetica e quindi funziona
funziona per la legge dei grandi numeri. E poi a un certo punto vi ho detto, ah, guardate, qui c'è 1 su K per target meno valore vecchio. E sentite, adesso non mi piace più l'1 su K, mettiamoci alfa costante. E da lì in poi questo 1 su K è proprio scomparso. Abbiamo sempre usato alfa costante, ok? E già da lì in poi avete capito che non, i metodi sono cambiati e non c'è più questo appiglio teorico che dice che funzionano. Quindi questa domanda va sempre fatta. Ogni volta che si inventa un nuovo metodo, c'è una letteratura di ricerca accanto che vuole mostrare se e come e perché quel metodo funziona, in che senso funziona, converge. Se converge, converge a cosa? Perché una cosa può convergere, ma una funzione valore che non c'entra niente con la funzione valore ottimale, no? Bene, teorema, grazie per averlo chiesto, perché casualmente è proprio il lucido che veniva. Questo metodo di controllo converge al valore ottimale Q star se sono soddisfatte le seguenti condizioni. Beh, ovviamente il minimo sindacale, quindi 1. Ok, il minimo sindacale deve essere soddisfatto, ma in più devono essere soddisfatte delle condizioni sul tasso di apprendimento. Il tasso di apprendimento, il learning step, questo parametro alfa, non può essere costante. Ve l'ho detto ieri, ve l'ho detto l'altro ieri, che, scusate un attimo, e lo puoi abbassare. Allora, dicevo, ve l'ho detto nella lezione scorsa, che questo tasso di apprendimento non può essere costante se vogliamo la convergenza. Ci sono vari motivi per questo, anche geometrici, e forse riusciremo a vederne qualcuno. Comunque, le condizioni che devono essere verificate sono queste, sono abbastanza... buffe. Deve questo alfa k deve tendere a zero velocemente, ma non troppo velocemente. Ok, il velocemente ma non troppo velocemente è espresso da questo, che deve tendere a zero velocemente ma non troppo velocemente. Ok, questo perché questa successione di parametri, tassi di apprendimento, quindi deve essere in L1, questa condizione dice che la successione deve essere in L1, no? E questo significa che rimangono sufficientemente grandi, e questo permette al Q-value di muoversi lontano quanto serve, no? Perché magari la scelta iniziale che abbiamo fatto era molto lontana dal valore ottimale, quindi con questi alfa k abbastanza grandi riusciamo ad avvicinarci all'ottimo che ci serve. Però alla fine i valori q value devono stabilizzarsi, non devono continuare ad avere un noise in qualche senso e a saltellare su e giù, no? Quindi devono comunque tendere a zero, perché vogliamo i valori corretti alla fine. E quindi questo alfa essenzialmente come successione deve convergere a zero. E qui vi dico un'altra curiosità prima di chiudere. Se andate a guardare la prima edizione del libro, quella del 1998, trovate scritto, quando si parla di questo algoritmo, che secondo una personal communication di Satinder e Singh, questo metodo converge con probabilità 1 a una policy ottimale e a una Q-value ottimale se la seguente condizione è soddisfatta. Tutte le coppie stato-azioni sono visitate un numero infinito di volte e la policy limite è greedy. Cioè, quello che c'è scritto nel libro del 98 è che questo teorema è vero se vale la condizione 1. Viene anche scritto che questo risultato è una personal communication e non è stato ancora pubblicato in letteratura. E
Nell'articolo poi di Satinder e Singh del 2000, che trovate credo sempre nella share che vi ho dato, in cui fa i risultati di convergenza per questi metodi a un passo, viene aggiunta questa condizione qui, no? È carino trovare questa evoluzione storica. Nel 98 viene detto, guardate, vale questo teorema senza questa. E poi però nell'articolo che viene pubblicato, evidentemente quando la cosa è stata studiata più a fondo, viene aggiunta anche questa condizione qui. Non so, è bello, secondo me è molto affascinante vedere, leggere la letteratura e rendersi conto di questa evoluzione. Un'ultima cosa, se andate a guardarvi la lezione di Silver, di questi lucidi, quindi Silver numero 5, se andate al minuto 49 e 30, è molto, molto significativo, molto rappresentativo della filosofia del reinforcement learning. Vi dice che in pratica noi non ci preoccupiamo veramente, quando facciamo gli algoritmi, di mettere un learning step che tende a zero con queste condizioni. Cioè, questa condizione 2 la lasciamo stare. Infatti, vi dico, l'alfa che trovate negli algoritmi, anche in AlphaGo, eccetera, o AlphaGo non è temporal difference, quindi non c'entra, però l'alfa che trovate negli algoritmi in genere è costante, lo variate ogni tanto, lo abbassate e lo alzate a seconda di quello che vedete che sta accadendo nell'allenamento. Qui c'è un discorso anche di deep learning a parte, però essenzialmente lo fate rimanere costante. E Silver dice, quindi essenzialmente non ci preoccupiamo della condizione 2, e a essere sinceri, non ci preoccupiamo neanche della condizione 1, effettivamente. Non scegliamo epsilon uguale 1 su k, non ci preoccupa questa cosa. E le cose funzionano comunque. Dice, it sort of typically works anyway. E dice, questo è un risultato empirico, questo che vi sto dicendo, che le cose funzionano. Se volete la teoria, questa è la teoria. Dovete mettere le condizioni 1 e 2. Però in quello che si fa veramente, alla fine queste condizioni 1 e 2, l'importante è saperle, magari possono servire per aggiustare il tiro se l'algoritmo non sta funzionando, però alla fine in realtà voi non mettete mai epsilon uguale 1 su k. Capite anche che quando fate un milione di episodi, di passi, di esperienza, eccetera, 1 milione, 1 miliardo, 10 miliardi, dopo poco questo epsilon è approssimato a zero dalla vostra macchina, no? Quindi ci sono i soliti problemi di rappresentabilità di numeri molto grandi o molto piccoli. Ok, va bene ragazzi, io direi mi fermerei qui, fatemi guardare un attimo. Ok, c'è questo esempio che magari la prossima volta vi faccio per riprendere il discorso, lo uso come ripasso, però direi ci possiamo fermare qui relativamente in tempo oggi rispetto agli altri giorni. Avete domande? Io purtroppo devo andare, quindi la saluto perché ho un incontro. Alla prossima, Alla arrivederci. prossima, ciao, buona serata. Grazie a te tanto.